Andrea Iaconi, Francesco Bombaggi in dirittura d'arrivo ormai questa trattativa, sì, lo possiamo dire. Dovete chiedere al presidente, lui deve firmare. Vabbè, però i due direttori insomma trattano, no? Siamo a buon punto. Diciamo a ottimo punto. Sì. Poi farete, quindi diciamo che Bombaggi al 99% vestirà la casacca biancorossa. Siete sempre alla ricerca di un centrale difensivo sinistro. Sì, che ancora non riusciamo a individuare. Si attenderanno gli ultimissimi giorni oppure avete già dei profili in mente? No, abbiamo dei profili, però probabilmente arriveremo alla fine. Dove si pescherà, anche in B, in C? Uno che... Non vogliamo sapere i nomi perché non ci li direbbe mai. Uno che dia garanzia, un buon giocatore, perché abbiamo bisogno, siamo contati. E già siamo in ritardo come preparazione, come tutto, però dobbiamo ancora individuare, siamo a buon punto perché sono arrivati 19 giocatori dal 1° luglio a oggi, quindi siamo in ritardo come preparazione, però alla distanza penso che abbiamo una squadra competitiva. Sicuramente anche il presidente lo ha sottolineato, un presidente che è ambizioso, Iaconi da parte sua è ambizioso e anche la squadra, no, è ambiziosa con questi nomi. Sì, è un'ambizione sana, giusta, ci deve essere, però siamo anche consapevoli delle difficoltà perché siamo partiti in ritardo, non abbiamo ancora lo stadio a disposizione, abbiamo tantissimi problemi. Speriamo che tutto questo non pregiudichi l'inizio del campionato, però a differenza delle altre siamo in ritardo. In tanti sono arrivati nel Teramo, qualcuno partirà? Non necessariamente, perché formeremo 22 giocatori, 23, una rosa di 23 giocatori, in questo momento ci siamo, se dobbiamo mandare a giocare qualche ragazzo, vediamo alla fine. Saveriano Infantino, è un po' questa anche la domanda, rimarrà nel Teramo oppure ha sicuramente delle richieste perché è un calciatore forte sicuramente, di nome, l'anno scorso grazie ai suoi gol se vogliamo ha salvato il Teramo, rimarrà in biancorosso? Noi non l'abbiamo mai messo sul mercato, gli abbiamo dato sempre fiducia sin dall'inizio. È chiaro che lui è scadenza di contratto, è vero che deve decidere lui, noi siamo contenti se dovesse rimanere, se ci dovesse chiedere di andare via valuteremo insieme. Girone C, girone del sud, sono soltanto quelle le squadre da battere, si fanno i soliti nomi, Bari, Catanzaro che sarà tra l'altro il primo vostro avversario, Regina, Catania. Il Teramo? Il Teramo è la di queste società che tu hai menzionato, è la meno blasonata, no? Parliamoci chiaro, tutti hanno una città alle spalle importante, tutti hanno fatto la Serie A e quindi rispetto alle altre noi non siamo alla pari, però noi vogliamo essere alla pari come società, quindi stiamo costruendo secondo me una bella società che duri nel tempo, che faccia qualcosa di speciale nel modo di dire, nel modo di parlare, nel modo di fare, e già se riusciamo a fare questo per me è una grandissima cosa. Vogliamo essere diversi dagli altri se riusciamo, e poi è chiaro che il campo, sul campo vogliamo essere competitivi, non possiamo dire facciamo come fanno tanti, facciamo questo, facciamo quell'altro, però vogliamo essere una bella società. Ma c'è un obiettivo minimo? Intanto è quello di salvarci, perché mantenere la categoria. Tutto quello che viene grazie al lavoro dell'allenatore, dei giocatori e della società, se riusciamo a fare tutto quello che è buono per la società, bene.